Ehi la ciurma, io sono Mazzetes e ben ritrovati qui in Expeditions Conquistador. È passato un po' di tempo, all'incirca una settimana, da quando ho registrato l'ultimo episodio, e ho fatto un po' di sano save scamming, nel senso che ho provato altre due volte quel combattimento che è fallito nell'ultimo video, e entrambe le volte è stato impossibile. Al che ho guardato un po' su internet consigli e mi hanno detto, uno, che i soldati da combattere sono 12 e non 18 se per caso hai la caserma. E io ho detto, ehi, ma la caserma l'ho già costruita. Sì, però la caserma si riempie di soldati con il passare del tempo e ne devi avere almeno 200 all'interno di soldati. Perché se non ne hai 200 non cambia nulla. Inoltre mi hanno detto che al posto che usare le barricate è molto più comodo mettere gli aculei come avevamo messo, le lanterne come avevamo messo, ma usare il cannone. Perché il cannone, visto che fa danno in un'area di 5, danneggia molte persone quando sono tutti là incolonnati all'ingresso. E in più il cannone quando colpisce toglie metà vita. Per cui potrebbe essere una strategia. Ho fatto delle altre palle di cannone, mi pare di averne qua tre, che però è il massimo di quelle che possiamo usare, forse. Mi pare. Non lo so, quasi quasi ne facciamo una quarta per essere sicuri. Quindi ho fatto del sano save scamming e ho upgradato la fortezza al massimo. Come potete vedere, ho fatto un po' di via vai, ho aspettato che costruisse le cose, sono tornato con i soldi per fare le altre cose e via dicendo. Allora abbiamo la taverna, abbiamo la cappella, abbiamo l'artigiano che cos può costruirci delle cose, in più ci paga ogni tot con dei materiali primi, però gli ho detto corda ma non sono mai tornato. E questo qua non mi ricordo che cosa sia, deve essere una roba nuova. E questo è il mercato, tutta roba che non ho utilizzato in realtà, a parte questo l'ho aperto per la prima volta. E in più ho esplorato buona parte della mappa, come potete vedere. Sono arrivato fin qua sotto, non ho attivato nessun evento. Ho scoperto un sacco di posti che non avevamo visto. Anche tipo questo non avevamo visitato quest'area qua. E ho trovato anche una capanna qua che però non ho esplorato. La mappa dovrebbe essere completa così. Non mi sono avvicinato ancora a Tenochtitlan e questa zona, come vedete, non è esplorata perché non volevo far scatenare degli avvenimenti off camera, insomma. Per cui ho solo esplorato, fatto un po' di tesori, tornavo, poi esploravo un altro po', poi tornavo e via dicendo. Ed è passato un po' di tempo così. Allora, adesso sembra che io abbia 96 provviste, ma solo perché ne ho depositate. Ne ho lasciate 300 qua e 500 tesori che non si sa mai. Ho 123 di medicina, ho commerciato parecchio in medicina. La mia caserma attualmente ha 379 soldati. Per cui dovrebbero, cioè se tutto va bene dovremmo avere solo 12 nemici. Solo tra virgolette, 12 nemici. Allora proviamo a parlare con questo e vedere che cosa ci dice. Alvaro de Montejo si alza dalla sua postazione di lavoro e ti saluta rispettosamente. Mazzite, è sempre un onore accogliervi qui nella nostra bottega. Come possiamo aiutarvi? Su cui per riscuotere quello che mi spetta. Cosa ci dà? 21 di corda, mannaggia. Chiediamo, boh, cosa possiamo chiedere? Della legna a sto punto. Ovviamente consegneremo lo stesso servizio della corda che abbiamo prodotto dall'ultima visita. Dovranno essere in grado di produrre un'unità di corda ogni 3 giorni. È tutto, capitano? Quindi quanti giorni sono stati? Uno di corda ogni 3 giorni. Quindi sono 21 per 3, sono 60 e passa giorni. Modificare la natura, facciamo del legname, boh. A partire da domani, ok. Mentre invece costruire possono fare barricate, torce, chiodi. Ah, una palla di cannone, quanto ci costa? No, 500 preziosi, la faccio io. Tanto di olio ne abbiamo. Allora, no, è la stalla, ecco cos'è questa. La stalla della fortezza è piuttosto modesta, essendo composta semplicemente da un capanno con a fianco un piccolo pascolo circondato da una staccionata. L'erba è verde e abbondante perché i cavalli sono pochi. Fai pascolare il tuo cavallo e ci resetta il coso. Durante la tua permanenza nella fortezza, lasci il cavallo nelle mani degli stallieri. Così, quando partirai, potrai percorrere il doppio della strada prima di doverti accampare. Ah, non è che li resetta, raddoppia quello che ti avanzava. Ok. E io, visto che mi ero accampato tipo appena prima, abbiamo un sacco di movimento che possiamo fare. Proviamo a vedere il mercato, allora. I mercanti a fortezza. Il nuovo mercato è modesto, ben rifinito. Una donna di mezza età dai lunghi capelli grigi ti accoglie all'ingresso.
Venerabile Capitan Mazzetes, è un onore incontrarvi di persona. Sono la vostra umile servitrice Maria Núñez Jiménez Garrido de Grijalva. Ok. Signora de Grijalva, grazie per aver accettato questo impiego. Signorita, prego, sapete, non ho mai trovato il tempo per sposarmi. In questo mondo c'è sempre troppo da fare. Sorridetti, vi invito a entrare per ispezionare le merci. Ma siamo all'aperto, cosa entrare? Siete riusciti a stabilire una proficua rotta commerciale con l'isola di Spagnola? Sì, la prima nave proveniente da Santo Domingo ha attraccato ieri sana e salva e abbiamo già inviato un secondo ordine al signor Diniz a Santiago de los Caballeros. Siamo ben riforniti di preziosi, razioni, medicinali ed equipaggiamenti, tutto ciò che può tornarvi utile per i vostri viaggi. Grazie, signorita di Grijalva. Il lavoro che svolgete qui è molto importante per la spedizione. Sorride e annuisce con grazia. Volete dare un'occhiata alle nostre merci, capitano? Sì. Dei prezzi generosi, molto buono, tipo quanti... No. I tizi ce li danno meglio. Però forse le razioni... Ma no, sono dei prezzi abbastanza standard. Non è che mi sembra che sia cambiato particolarmente qua. No, appunto. Almeno per le medicine, che sono le uniche cose che poi vendo alla fin fine. Vendete materiale da costruzione? Riscuotere la testa e fa un inchino che segno di scusa. Mi spiace, capitano, ma non ha senso importare quei materiali via nave. Devono essere realizzati qui alla fortezza. Sono certo che alla bottega vi aiuteranno a trovare una soluzione. Ah, ok, sì. Buono. Allora, proviamo a parlare con la taverna. Quando entri, Gaspar prova a dirti qualcosa, ma viene immediatamente interrotto da un giovanotto che corre verso di te e inizia a parlare con tua grande sorpresa in buono spagnolo. Venerabile guerriero lucente, questo è Necalli, guerriero dei Totonacchi. Piacere. Fa un cenno rispettoso con il capo. Necalli ha lasciato il suo villaggio per diventare un guerriero lucente. Necalli è uno dei migliori guerrieri di queste terre. Desidera unirsi alla vostra spedizione. Un attimo, siete voi Necalli, vero? Sorride leggermente confuso. Sì, Necalli è uno dei più grandi guerrieri dei Totonaki. Necalli parla di sé in terza persona? Sbatte le palpebre senza capire. Capisci che la grammatica non è proprio il suo forte. E cosa può fare per me, Necalli? Si batte il petto con la mano destra. Necalli mette al vostro servizio il suo coraggio di guerriero. È veloce in battaglia e imbattibile con un Makuahuitl. Vi aiuterà a combattere gli aztechi per portare gloria a voi e ai vostri guerrieri lucenti. Cosa volete in cambio? Necalli piega leggermente il capo. Per i suoi servizi, Necalli non desidera altro che condividere la vostra gloria sul campo di battaglia, affrontando i vostri nemici senza paura né pietà. Quindi adesso assumiamo quello e Ruiz avrà il doppio delle possibilità di ammazzare qualcuno di notte, probabilmente. Questo mi sembra esagerato. Perché volete abbandonare la vostra tribù e combattere per me? A Necalli è arrivata voce della vostra forza in battaglia, della vostra spietatezza verso i nemici. Necalli ammira questa qualità sopra ogni cosa. Proprio come vede la debolezza crescere nella sua gente, vede crescere anche la vostra forza. Va bene, dai. Secondo me muore anche lui, ma... Si è rotto qualcosa. Alcuni dei tuoi uomini stringono la mano a Necalli quando ritorna al tavolo, mentre altri mormorano e lanciano sguardi sdegnati. Questo ti fa capire che alcuni membri della tua spedizione disapprovano la decisione. È rottissimo! Federico Quintero ha ottenuto morale per aver ricevuto viveri extra perso morale. No, hanno tutti e tre perso morale. E Ruiz, tra l'altro, cioè, ce lo vorrà morto di sicuro. Di sicuro lo vogliono morto. Tra l'altro, ho un sacco di esperienza. Posso portare su due persone di livello. Allora, Necalli è un recluta guerriero. Com'è messo come abilità Necalli? È mediamente bravo in pattuglia. Non male. Non male. Potrei metterlo a pattugliare insieme agli altri. Potrei allora far salire di livello lui e Iruenes a questo punto. Dovrebbero essere 600 per Iruenes e 300 per lui. Per cui top. Arriviamo a 900. Ce ne avanzano ancora quasi per un altro. Mentre invece qua...
Allora, la cappella è custodita da un vecchio frate appartenente allo stesso ordine di padre Caro di Santo Domingo. La somiglianza fra i due è davvero incredibile, tanto che all'inizio lo scambio è per suo fratello. Voi dovete essere Mazzetes, mi chiamo Perez, è un gran piacere fare la vostra conoscenza, capitano. Voglio ringraziarvi di cuore per aver costruito questa cappella, così potrò diffondere la parola del Signore in queste nuove terre. Siete qui per unirvi a me in preghiera? Conoscete padre Caro di Santo Domingo? Cioè, cambiamo argomento. Vabbè. Il suo viso viene illuminato da un cordiale sorriso. Padre Caro, ma certo, è un membro del mio ordine, mi è caro come un fratello. Preghiamo, che tanto dà un po' di boost di morale. Accetti l'invito di Padre Pere e si unisce lui in preghiera insieme ai più devoti tra i membri del gruppo. No, perché non mi hanno aumentato il morale? No, forse lui ha aumentato, ma non l'ha scritto. Pacifico altruista. Ma no, vuol dire che non abbiamo dei pio. Pintado è pio, perché non gli è salito il morale? Lopez è pio, Zaraga no, Quintero no, Echeverria no, Trevino no, Ruiz no, Irvenes no. Vabbè, ne sono due di pi. Vabbè. Niente, allora a questo punto abbiamo visto tutto, quindi direi che possiamo andare benissimo a Xalapa. E ci arriviamo in un giorno soltanto, ma fichissimo. E poi direi che ci accampiamo là, facciamo una palla di cannone e torniamo indietro. E la battaglia la affrontiamo nel prossimo video, anche perché sarà parecchio lunga probabilmente. Sì, ci sono un sacco di casse, ma che ce ne frega delle casse, tanto ci abbiamo l'inventario strapieno. Ci abbiamo anche la bottega che fa robe. Anche di erbe mi sa che ne ho parecchie. Sì, l'unica cosa che non abbiamo in abbondanza è la carne in questo momento. Ah! Mi è sembrato di vedere della carne. In effetti. Vieni qua, carne. Bravissimo. Adesso non ci arriviamo più a Xalapa, però, probabilmente. No, infatti. Ci conviene accamparci qua, a margine della strada. Ok. Accampiamoci così che facciamo. Allora, razioni, diamo tutti un'unità di carne. Ok, e ce ne avanzano ancora 8 da conservare. C'è lui che conserva 8, per cui tu conserva 8. Quello da 4 a tu caccia. E tu pattuglia. Adesso abbiamo i Ruenes, Quintero e il tizio nuovo a pattugliare. Gli altri di guardia, 8 conservano e siamo a posto. Ok, abbiamo trovato 10 di carne, 8 razioni, ci sta. Adesso con quel tizio là consumeremo più carne, ma abbiamo parecchi soldi, prima che dovessimo comprare le provviste. Ah! Non dovrebbe essere un problema. Ehi? Ok, arriviamo a Xalapa, sì. A sto giro sì. No, prendiamo dell'altra carne che male non fa. Ok. Sì, ci accampiamo poi dopo. Va bene. Va bene, ci dice le stesse cose che ci ha già detto in passato. Boh. Adesso ci dice torna alla fortezza e noi torniamo alla fortezza. Ma poi in realtà non possiamo allontanarci più di tanto perché abbiamo già perso dei movimenti. Ok, andiamo qua. Arriveremo tra un paio di giorni probabilmente alla fortezza, ma va bene così. Allora, abbiamo tantissimo da conservare, anche se abbiamo un... Ah no, ecco, non abbiamo dato un'unità di carne a tutti. Allora, 8 su 24, noi farei caccia, conserva, conserva e cons... Com'è già 24? No, ti ho detto caccia. Ok. Vada. Abbiamo trovato solo 4 unità di carne, ma vabbè, abbiamo fatto 24 razioni e abbiamo trovato 4 unità di medicina, che non è niente male, con cui potremmo anche in futuro
Eh no, non ci arriviamo lo stesso, infatti pensavo che ci sarebbero voluti 2 giorni. 2 giorni di cammino, anche passando per la strada. Vabbè, siamo più di 100 provviste, questo mi fa stare un pochettino più tranquillo. Cosa volete voi qua? Commercio con loro, cos'è che mi offrono? Quanto mi costano delle provviste? Dai, compriamo delle provviste. Bug, non ci sono più le impronte. Beh, andiamo qua. C'è un maialino là sopra. Mannaggia lui. Vabbè, adesso abbiamo comprato anche delle provviste. Non è che sia poi così urgente, insomma. Siamo quasi 150. Questo era anche caccia, sì. Tutti che cacciano. Quest'altro non era pattugliare, scusami. Tu pattuglia, dai. Intanto non è che sia un così abile cacciatore. Vada. Ne ho trovato 11 unità di carne, che non è granché, ma almeno abbiamo messo da parte più di 30 razioni e siamo un pochettino più tranquilli. Ah, non ho fatto la palla di cannone, porca miseria. Mi ero ripromesso di fare la palla di cannone e non l'abbiamo fatta. Per cui, vabbè, direi che ci accampiamo fuori, sperando che non succeda l'evento, quello di esplode tutto. Allora, lo sviluppatore è... Date una di carne a tutti, se possibile. Lui. Lo sviluppatore, fammi una palla di cannone ancora. Vai. Ok, ce l'ha fatta senza esplodere. Benissimo. E gli togliamo sta roba qua, gli diamo l'incarico di cacciare, così non ce ne dimentichiamo domani. E nulla, a sto punto salvo, perché mi sa che in questo momento l'unica cosa da fare è tornare alla fortezza e preparare i tuoi uomini per l'attacco infinito della gente. Direi che per questo episodio è tutto, facciamo un bel salvataggio. Questa volta lo salviamo su... No, salviamolo ancora su Save Scumming, poi in caso torniamo poi su Mexico. E ci vediamo nel prossimo episodio, dove ci sarà la battaglia campale, questa volta più preparati, speriamo che vada bene. Ciao a tutti e buona giornata.